dipingo una foglia piegata con un pennello piatto numero 4, per me piccolissimo. Prendo il bianco, il giallo e il verde in sequenza senza mischiarli e li mischio direttamente sul tessuto. Aggiungo il blu perché mi serve più scuro. Il pennello va tenuto di taglio perché in questo modo riesco a fare il bordo esterno della foglia. In una seconda fase faccio la linea centrale della nervatura. Passo il pennello a destra, a sinistra e lascio un filo bianco al centro. Nello stesso modo definisco bene i bordi della parte della foglia che si è piegata e poi coloro l'interno. Queste due zone superiori sotto questa piega vanno fatte più scure. La forma di questa foglia è veramente particolare, quindi osservate con attenzione come passo in modo meticoloso il pennello. Successivamente coloro tutta la parte ampia della foglia, cercando di mantenere un movimento che va dall'interno all'esterno, iniziando dalla nervatura centrale e fermandomi verso il bordo esterno, con un movimento morbido e arrotondato che va dalla parte alta della foglia, che è più ampia, verso la punta. Ci vogliono molti passaggi per rendere il colore omogeneo e comunque corposo. Ed ora la parte alta della foglia dove c'è il picciolo. Questo vi darà la possibilità di comprendere la forma che ha assunto questa foglia. Non è la zona della punta ripiegata come accade di solito, ma la parte del picciolo. Tenendo la parte sottostante a questo spicchio col picciolo più scura, si farà in modo che questa parte risulti più chiara e risulterà anche maggiormente rivolta verso noi che guardiamo. Abbiate attenzione anche a fare il picciolo un po' più scuro in modo da distaccarlo ancora di più da tutto il resto. Sto aggiungendo delle nervature speculari a destra e a sinistra della foglia con delle linee più scure che sto comunque ottenendo con il pennello piatto messo di taglio. Fate caso alla posizione che ha assunto la nervatura centrale nella parte piegata rivolta verso il picciolo. Con un pennello a punta vado ad illuminare le nervature, sia quella centrale che quelle laterali. Vi ricordo che sta arrivando l'autunno e se volete dipingere dei disegni autunnali ma non sapete disegnare, ricordatevi che è uscito il mio album numero 12, Disegni per l'autunno. Più di 100 disegni a vostra disposizione. E vi ricordo anche che i video di questi disegni usciranno sul canale L'Arte a Modo Mio, di cui vi lascio il link in descrizione, insieme al link degli album.